adesso lo smoothie alla pesca melba di melarossa.it. Abbiamo bisogno di 110 g di lamponi, succo di limone, 2 cucchiaini di miele d'acacia, 3 pesche sbucciate fresche, mi raccomando, non sciroppate, tagliate a pezzettoni, 180 ml di yogurt light, magro, mi raccomando, e 90 ml di latte parzialmente scremato. Iniziamo con il preparare il coulis, che è la salsa di lamponi. Mettiamo i lamponi. Qualche goccia di succo di limone. Non tutto. E il miele. Andiamo a frullare il tutto. Ecco qua, pronto. Adesso dobbiamo filtrarlo perché è pieno di semini. Perfetto. Ci vuole un po' di pazienza. Ecco qua. Perfetto. Pronto. Mettiamo da parte. E adesso prepariamo il frullato. Mettiamo le pesche, lo yogurt, e il latte. E frulliamo. Fatto. Versiamo nei nostri bicchieri. Prima il frullato. Perfetto. E a questo punto il coulis. Ora vi farò vedere due versioni. La prima si può presentare semplicemente in questo modo, la seconda invece è questa. A questo punto, per guarnire, due foglioline di menta, le vado a sciacquare, ecco qua, una e due. Ed ecco qui, la pesca melba di melarossa.it. Allora Luca, conosci il gelato alla pesca melba? Certo. Era famoso perché è dedicato a questo famoso soprano. No, questo non lo sapevo, ti ringrazio dell'informazione. Ogni tanto ti dico anch'io qualcosa. Allora, abbiamo cercato di ricreare la ricetta rendendola molto più leggera, quindi utilizzando lamponi, pesche e invece del gelato, latte, dello yogurt light. Parlami un po' di questi alimenti. Dunque, il lampone è un frutto molto curioso perché ha delle sostanze chiamate antociani che hanno la funzione dell'aspirina, vale a dire riescono a rendere il sangue più fluido e a proteggere i capillari e di conseguenza si può fare una prevenzione delle malattie cardiovascolari. La pesca è molto importante in questo periodo, non a caso la pesca quindi è un frutto di stagione, perché contenendo tanta vitamina A ci protegge dalle radiazioni solari, creando una sorta di difesa dalla produzione dei radicali liberi. Grazie.